Lascia che ti narri di una fiaba senza fine, di una dolce fanciulla, di rose e di spine, del grande regno che le diede i natali e del maleficio che li costrinse in sonni immortali. Il re e la regina erano colmi d'amore per la piccola nata ed il suo candore. L'invito al battesimo fu a tutto il regno, ma Malefica esclusa si accese di sdegno. La fata crudele ordì piani di morte e pur senza invito si presentò alle porte. Si rivolse alla bimba e con sdegno alla corte. Sarà punta da un fuso che la condurrà alla morte. Le fate del regno tentarono di tutto, ma poterono solo evitare il lutto. Il giorno in cui il fuso le punse le dita, congelarono nel sonno il regno e la sua vita. Per spezzare il maleficio e della strega il livore, servirà un bacio, quello del vero amore. Fra tanti, il più impavido riuscirà nell'impresa, destando dal sonno il regno e la fanciulla indifesa. Wow, veramente molto bello. Comunque, bella, che benvenuto in questo nuovo video. Siamo qui su Little Briar Rose. Questa qua è la demo di un gioco. Da quel che ho visto, è una demo ed è un punto e clicca. Finalmente sono giunto ai piedi della foresta incantata. È stato un lungo viaggio, ma questo è l'ultimo ostacolo che dovrò affrontare. Io, principe Stephen I, salverò la principessa Aurora, che, secondo la leggenda, giace addormentata al di là di questa foresta stregata. Il problema è questo bosco di spine. Basterà la mia spada per farmi strada tra il fitto di questi rovi? Ma sì, dai. Vieni. Oh, ma che succede? Sembra quasi un invito ad inoltrarmi nel fitto dei rovi. Perfetto. E questa? Ma cosa? Una fata? Benvenuto, avventuriero. Io sono la fata a guardia della foresta incantata. Il mio compito è guidare attraverso gli immensi pericoli che essa nasconde. Tutti coloro che osano affrontarla. Cosa vi porta qui? Sono qui per salvare la principessa Aurora e sciogliere il malefico che l'affligge. Capisco, così esistono ancora uomini dotati di coraggio a questo mondo. Vi auguro buona fortuna, il viaggio non sarà facile. Siete pronto ad affrontare questa difficile impresa? La foresta è incantata ed in molti hanno smarrito la via. Irritare il piccolo popolo segnerà la vostra fine, perciò siate gentile e generoso con loro. Ok. Vi ringrazio per i vostri preziosi consigli, presterò attenzione. Usa il cursore, il tasto sinistro del mouse per muoverti e interagire con l'ambiente. Ok, per capire, per aprire il menu oggetti clicca sull'icona ok, cioè questa. Se riesci a proseguire nel gioco puoi ricevere un suggerimento dalla fata, clicca l'icona ok. Ricordati di tornare a parlare con Navi di tanto in tanto. Potrebbe avere qualcosa di utile da dirti. In bocca al lupo per queste. Ok. Andiamo all'avventura. Ok. Ci sta. Giù, ecco il castello. Dove? Bello. Proseguire sembra impossibile con tutti questi rovi. Sembra che non sarà un'impresa facile. Eh no, infatti. Andiamo di qua.
Ma tu guarda, un villaggio di creature fatate, sembrerebbero gnomi. Ho sentito parlare di loro solo nelle leggende. Potrei provare a interagire con loro. Ok, questo qua sembra simpatico. Oh, un avventuriero, benvenuto al villaggio degli gnomi, popolo dei grandi costruttori. O almeno era così un tempo. I miei sudditi hanno avuto una discussione ed ora non riescono più a completare nulla. Come no? Hanno lavorato al progetto per la biblioteca per giorni, ma da quella diatriba si sono fermati e non mitigheranno gli animi. La situazione non cambierà, temo. No, 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 no. Io voglio che lavorino. Tutti che si lamentano. E non una sola persona che comprende la mia arte. L'equilibrio delle forme, la giusta posizione dei colori. Figuriamoci, sanno solo lamentarsi quei bifolchi. È vero. Ha ragione lui. Non credo ce l'abbia con me. Parrebbe intento a rimuginare qualcosa tra sé e sé. Lui? Lavorare in questo villaggio è impossibile. Ti riempiono di richieste assurde e soffocano completamente il tuo genio. Tipo come a scuola. Ma io ho chiuso. D'ora in poi, qualunque cosa vorranno, se la faranno da sé. Mi do alla botanica, bravo, complimenti. Sembra che ci sia un gnomo in sciopero qui. Infatti. Si può entrare in casa? A quanto pare no. Questo qua che taglio. Questo con l'arte, l'altro con lo stile. Nessuno che pensa a fare le cose come si deve. Non perderò tempo sui ricami quando c'è una struttura di paglia e carta. Ha ragione. Non reggerebbe neanche lo starnuto di un grillo. Questo gnomo non sembra in vena di parlare. Al momento pare sia nervoso. Ah, infatti. Poi non si può andare. No. Quindi io ho praticamente parlato con tutti. C'è qualcuno che si nasconde? Vediamo qua. Un gigantesco fungo addobbato con candele ed altre strane chincaglierie. Qua. È solo un uccello appoggiato nel suo nido. Sembra che qualcuno gli abbia costruito una casetta delle lettere. Mi chiedo per quale ragione. Ok. Vediamo nell'inventario. Nessun oggetto. Ok. Qui. Ah, devo per ricevere. Aspetta, questo. Questo? Questo qui. Questo penso qui? No. Questo penso qui? Questo penso qui? Questo penso qui? Eccolo. Ho fatto una cosa inutile. Devo fare qualcosa con loro che non ho ancora capito. Potrei andarmene dagli Spridgeon. Una pila di sassi, una porta e li hai resi felici. Oh, sarebbe molto più semplice, sì. Oh sì, tra i trogloditi ti troveresti benissimo. Avete gli stessi gusti in ambito artistico, cioè alcuno. Messere, inutile perdere tempo con lui. Venite, devo parlarvi. Io ed il carpentiere siamo dell'idea che voi potreste aiutarci. Dovreste far capire all'architetto quanto sareste interessato a vedere la nostra nuova biblioteca. Esattamente. Io ed in che modo potrei fargli cambiare idea? Lui è un gran testone, borgoso e vanitoso, quindi sarebbe di certo lusingato dell'interesse di un principe straniero per il suo lavoro. Siamo sicurissimi che tutto ciò gli farà tornare la voglia di lavorare? Vi prego, di aiutarci. Ci aiuterebbe dunque? Ti aiuterete? Sì, dai. Va bene, ormai anch'io sono curioso di vedere questa biblioteca. Perfetto, grazie mille, è infinito, continuiamo su di voi. Contiamo su di voi, ok. Ma saputo che voi siete l'architetto di questo grazioso villaggio. Oh sì sì, sono io. Il solo e l'unico.
vengono molto lontano con il desiderio di ammirare l'architettura del popolo degli gnomi. Venite per niente, dunque, il popolo degli gnomi ha appena perso il suo maggior esperto in materia. Non sarebbe possibile vedere all'opera un maestro architetto del vostro calibro. So che in questo. So che il progetto una biblioteca è del pittore. Il pittore è il massimo esponente dell'ignoranza. Le sue richieste, assieme alle pretese degli altri gnomi, mi rendono impossibile lavorare. Come si può pretendere che io riesca a produrre qualcosa alla mia altezza quando devo accontentare i capricci di tutto il villaggio? Beh, veramente io non saprei. Infatti nessuno lo sa, perché nessuno ha l'ardire di mettersi nei miei panni. Non capisco, ma credo che potreste trovare un accordo. Vedervi all'opera significherebbe molto per me. Volete vedere un'opera sublime? Volete assistere alla creazione di questa maledetta biblioteca? Ebbene, fatevela da solo, quanta cattiveria. D'ora siete voi l'architetto del villaggio, così anche all'estero sapranno quanto sono incompetenti gli gnomi della foresta. E cosa? Che splendida idea, un forestiero che porta il suo stile architettonico nel nostro villaggio, sepolto dai rovi sempiterni. Avete tutta la mia approvazione, giovane principe, saremmo onorati di ospitare il vostro estro. Ma io sono un principe, non credo che costruire un edificio sia nelle mie corde. Il nostro architetto vi ha appena lanciato, gentilmente fornito tutti i suoi studi. Potreste scegliere quelli che più vi aggradano e scartare i meno consoni allo scopo. Se questo potrà porre fine alle vostre dispute, lo farò, sempre che non rechi offesa all'architetto. Niente affatto, proverete sulla vostra pelle cosa significa dover andare incontro ai capricci di tutti. Ok, fammi vedere. Le cose che ho preparato nel vano tentativo di accontentare tutti sono sul tavolo. Fatene tutto ciò che volete. In quanto esperto del mestiere, avreste dei consigli per me? Certo, l'unica cosa importante è che cerchiate di capire cosa pretendono questi bifolchi. Alcuni non sono per nulla in grado di esprimersi in maniera consona. Fossi in voi, li torcherei senza pietà. Naturalmente, grazie mille. Mi raccomando, scegliete un tetto che si addica allo stile del villaggio. Il nuovo edificio dovrà somigliare a qualcosa nato per opera di madre natura, non dell'uomo in mondo che si mimetizzi con il bosco. Durante l'inverno i troll vengono a cercare i villaggi di noi gnomi per avere un pasto facile, quindi noi vanifichiamo così i loro sforzi. Quindi evitate edifici a forma di bistecca costina, meglio non essere appetitosi. Ha ragione. Guardiamo gli appunti. Vuoi leggere un tutorial? No, ma che tutorial? Allora, facciamo questo. Questo. Questo no. Questo è bello. Così. Ma così non è male. Così? No, ecco, così non è per niente male. Poi il... ecco la bandiera. Ok. Dalla vostra espressione mi pare di capire che abbiate determinato il progetto. Chiedo agli altri gnomi di cominciare i lavori? Sì. Direi di sì, possiamo cominciare. Perfetto. Vediamo cosa costruiscono. Wow, è bellissimo. Ecco fatto. Che non si dica che gli gnomi sono dei perditempo quando lavorano. Rapido e preciso, come sempre. Ottimo lavoro. Ma come faccio a dipingere su tutte queste mura?
ma mi sembra un cencio di tetto. Nutro qualche dubbio sulla stabilità della struttura, onestamente, le fondamenta sono inaffidabili. Il camino è troppo accogliente, non spaventerebbe nemmeno un coniglio. Beh, prima di giudicare vediamo com'è all'interno. È bellissimo l'interno. Ma questa è una trappola mortale. Tutto intero, capo? Visto bene, la prossima volta ci penserete due volte prima di rinunciare a dei professionisti per degli stupidi capricci sciagurati. Principe architetto, avete tentato di uccidermi, questo è alto tradimento. No, 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 questa non è colpa dei miei progetti, impossibile. Mi assicuro che si tratti di un incidente, io non credevo che... Cosa? E questi quanto abbiamo perso le tracce del precedente principe, trovando soli i suoi progetti, prendeteli e si daranno in questa impresa. Mi troverete la guardia foresta, ok. Aspetta, diciamo che si sta sviluppando bene questo gioco. Io direi che per adesso è finito. E spero di continuarlo. Quindi finisco qua. Spero per questo video è tutto. Spero che si salvi qua, perché è un gioco che sto giocando su internet. Quindi spero che si salvi. Quindi per questo video è tutto e bella.